Castullo è una maschera, si può dire che viene dalla commedia dell'arte e che era poi tipica di quel repertorio settecentesco di cui stiamo parlando. Paradossalmente poi è una maschera che è perpetrata nel tempo, è durata nel tempo fino a quando la cultura partenopea non è diventata poi anche quella una cultura poi in fondo globalizzata. Il ritorno di Don Trastullo, l'intermezzo buffo del 1749 del grande Niccolò Iommelli, avviene nel luogo più adatto, il teatro di corte di Palazzo Reale, recuperato infine ad un genere che ne ha disegnato e risaltato la storia. Il San Carlo, nella sua programmazione speciale dedicata all'opera buffa, Aria Nuova, ne offre un'edizione complessa e particolarmente significativa, con le scene di costumi di Patrizia Balzerani, l'orchestra della Fondazione e le voci di Mariangela Sicilia, Francesco Marsiglia o David Ferri Turà e Domenico Colaianni. E l'ottimo risultato ci fa sperare in un presente ricchissimo di quel passato che ha fatto la storia della musica europea. C'è anche l'esempio, per esempio, di Salisburgo. Salisburgo è stato fatto un progetto quinquennale che non è solamente un progetto teatrale, cioè quello di portare l'opera buffa napoletana lì in Austria, a Salisburgo, ma che coinvolge tutta la città. Cioè addirittura i salisburghesi addobbano alcune loro strade alla napoletana, mettono i panni stesi, è la cultura nostra, la cultura che, ripeto, durante quegli anni lì, nell'illuminismo, Napoli era la capitale europea della musica, Napoli, Venezia e poi Parigi, quindi insomma, benvengano queste operazioni. Niccolò Iommelli, maestro di Cappella Reale, attivissimo e ricercatissimo in tutta Europa, oggetto di grandissima considerazione del giovane Mozart che tenne in modo particolare a conoscerlo, in questo intermezzo crea personaggi fuori dal tempo, riconoscibili in ogni epoca, ma particolarmente legati alle viscere di Partenope. Vorremmo dimostrare soprattutto proprio la universalità di questa musica, cioè una musica che può essere adattata in realtà a un qualsiasi canovaccio scenico che però parli rigorosamente di Napoli. Stando qui abbiamo provato a spostare naturalmente l'epoca, in un'epoca ancora dove Napoli era ancora vivibilissima, bellissima, e quindi che diciamo ricorda un po' quella cinematografia post-guerra del primo colore, e proprio perché le tecniche di colore non erano ancora perfette, i colori erano proprio esasperati.